Buongiorno pilota o buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video, benvenuto in un nuovo Air Caffè. Air Caffè è la prima e unica rivista al mondo, secondo me, che parla di simulazioni di volo e aeronautica più in generale nel tempo della degustazione di un bel caffè. Di cosa parliamo oggi? Ma dell'uscita imminente, si dice, si parla per fine mese, della 10C2 Tank Killer per Digital Combat Simulator. Sì, ritorniamo un po' a parlare di Digital Combat Simulator dopo aver parlato tante volte di Flight Simulator 2020. Che cosa succederà? Che appunto a fine mese verrà rilasciato la nuova versione, la versione appunto 2. E allora ci dobbiamo porre quattro domande. Ma prima di arrivare alle quattro domande, ti ricordo che se non l'hai ancora fatto, puoi iscriverti al canale, perché mi fa piacere e mi dà la forza per andare avanti e continuare, vedere tante persone che si iscrivono, già siamo tanti, ma mi piacerebbe ce ne fossero di più. Ti ricordo che è bene lasciare sempre un bel mi piace se il video ti è piaciuto. E è possibile sostenere il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto. E infine, se ti va, puoi anche abbonarti sempre partendo dal tasto che trovi qui in fondo. Detto questo, ecco le quattro domande che secondo me dobbiamo farci. Io ho portato la mia lavagnetta, anzi l'ho riesumata, perché le quattro domande sono queste qua fondamentalmente. Partiamo dalla prima. Sarà un modulo free? La domanda è questa. Io che ad esempio ho già la 10C, anzi ti invito ad andare a vedere qualche mio vecchio video in questa playlist, avrò il modulo in maniera completamente gratuita o dovrò pagarlo come gli altri? Dai rumors che si vedono in giro pare che anche te, qui come me, hai la versione della 10C, dovrai pagare qualche cosa per poter utilizzare la nuova versione. Ovviamente tutto sta a quanto costerà questa nuova versione, perché se devo pagare $40-50, forse qualcuno di noi potrebbe anche storcere il naso. Attualmente ho fatto un giro sulla rete, di prezzi non ne ho trovati, ma comunque staremo a vedere, anzi continua a seguire questo canale proprio per rimanere sempre aggiornato. Domanda numero 2. Posso usare le vecchie versioni? Allora, diciamo che io acquisto, non acquisto il nuovo modulo della 10C, la domanda che ci si pone è: vabbè, ma io cosa me ne frega di comprare quello nuovo, posso usare la vecchia? In realtà io credo che questa possibilità tu non la possa avere, nel senso che secondo me Eagle Dynamics, ma ripeto, è un secondo me, sono cose che ho visto in giro per la rete. Se tu ne sai di più, ti prego di scrivere qui in descrizione quello che pensi, quello che hai trovato, che poi casomai posso non essere al corrente io. Comunque, da quello che ho visto, io credo che verrà ritirata la vecchia versione. Quindi, in un certo senso, saremo un po' costretti, a quelli come noi che hanno già la versione vecchia, a acquistare comunque il modulo nuovo per andare avanti. Questa cosa, che può storgere il naso, in realtà è una cosa che le software house fanno spesso. Ti ricordo che, ad esempio, che se tu hai degli ebook reader, che cosa succede? Che quando tu compri un libro, se loro decidono che quel libro lì tu non lo devi avere più perché casomai sono saltati i diritti, perché i diritti l'ha preso qualcun altro, loro te lo tolgono. È un po' questo il problema che si ha anche nella musica liquida e anche nei libri liquidi. Il fatto di non avere mai una copia fisica di quello che noi abbiamo. E quindi questo può far storgere il naso a molti e deve fare anche riflettere. Comunque andiamo avanti. La terza domanda è: ma la 10C Tank Killer sarà un early access? Ecco, la mia paura è che possa avere cose da mettere a posto. Mi spiego meglio. La 10C è un modulo iconico, è uno dei moduli più vecchi presenti nella piattaforma della Eagle Dynamics. Ti posso dire che era pressoché perfetto, nel senso che tutti i sistemi sono attualmente tutti utilizzabili, tutti implementati, non è più early access, è un modulo stabile, ok? Questa nuova versione mi riporterà un pochino indietro oppure no?
Su questo ancora non so dare delle risposte. Una cosa è certa, hanno implementato LED mounted display, penso che si scriva così, si dica così, insomma praticamente il fatto di avere l'HUD direttamente sul casco, e quindi questa è un'implementazione, e quindi vedremo se tutte queste cose nuove sono o faranno cadere questo modulo in early access. Come sempre ti dico, queste sono informazioni che ho io, se ne sai di più mi raccomando lascia qualche commento. Infine, quarta domanda: il cockpit è nuovo, è cambiato oppure no? Questo ancora non lo so e non lo sappiamo. Comunque una cosa è certa, alcuni mesi fa la Eagle Dynamics, ti parlo di quest'inverno, forse anche un pochino prima del lockdown, l'Eagle Dynamics aveva fatto un aggiornamento consistente a tutta la parte del cockpit del nostro A10, mettendo effetti 3D molto più dettagliati, quindi molti più poligoni si può dire, nella struttura del 3D, e quindi aveva reso l'A10C veramente molto più accurato. La domanda è: ci sarà un'ulteriore implementazione e questo influirà sul nostro frame rate oppure no? Ci saranno dei sistemi o degli strumenti in più? Sì, perché dell'A10C ci sono varie versioni, come tu puoi sapere. Bene, tutte queste sono le domande che ci facciamo in questo breve El Caffè. Se hai qualcosa da dire, mi interessano le tue opinioni, quindi lascia qui i tuoi commenti in modo che ne possiamo anche parlare e eventualmente dedicare una puntata ad hoc proprio quando uscirà, alla fine del mese, si spera, questo nuovo A10C. Detto questo, ti ricordo che è presente anche un canale Discord Loreir col quale puoi volare insieme al gruppo Loreir e quindi divertirti un pochino con noi. Trovi sempre tutti i link qui sotto. Mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, lascia un mi piace, condividilo con tutti i tuoi amici e soprattutto se puoi supportarlo. Ultima cosa che voglio dire: sono accetti ovviamente anche non mi piace. L'unica cosa che a me personalmente non piace, quindi devo tirare le orecchie a qualcuno, è quando in un certo senso mi si insulta. In questo caso ti posso dire che tutti gli insulti che ho trovato in questi ultimi tempi io li ho completamente cancellati e bannati. Quindi mi raccomando, sempre una certa correttezza. Anche perché, insomma, alla fine penso che siamo qui per divertirci tutti. Anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Live. Ciao, alla prossima!